Buongiorno a tutti, io in realtà più che essere ringraziata vorrei ringraziare le persone che ci hanno permesso di partecipare a questa manifestazione e partecipare non solo mettendo a disposizione quelli che sono i nostri spazi, l'abbiamo fatto naturalmente molto volentieri, ma anche consentendoci di partecipare ad una manifestazione così importante. Tanto più importante per noi, Istituto Professionale di Carbonia, che portiamo il nome di Emanuela Loi. Emanuela Loi, che i nostri studenti sanno bene, ma che voglio ricordare, faceva parte della scorta del giudice Borsellino il giorno in cui ci fu l'attentato e che in quell'occasione perse la vita insieme a tutti gli altri. Quando abbiamo fatto la scelta di intitolare il nostro istituto a Emanuela Loi, lo abbiamo fatto perché ritenevamo fosse importante non dimenticare e fosse importante che i nostri ragazzi nel tempo, arrivando a scuola, sollevando la testa, leggendo il nome dell'istituto, avessero modo di ricordare quanti e quali danni abbiamo subito a causa delle mafie. Questa era una delle motivazioni principali, le altre no, in questo momento non le prendiamo in considerazione. Quindi per noi questo evento rappresenta veramente un evento molto importante, perché sottolinea quelle che sono state nostre decisioni che sono venute in precedenza di questo incontro. Naturalmente il mio ringraziamento va alla professoressa Congera che con il suo intervento e col suo invito a partecipare a manifestazioni, a progetti organizzati da Sardegna Solidale ci ha consentito appunto di intraprendere questo cammino insieme a loro, cammino che speriamo possa portarci lontano, avanti nel tempo e fare sì che i ragazzi per primi, ma anche tutti noi lavoratori della scuola, che comunque abbiamo un ruolo importante nell'educazione dei giovani, riusciamo appunto a svolgere al meglio il nostro lavoro per quanto riguarda l'aiuto che possiamo dare ai giovani nel crescere, nel diventare uomini e donne responsabili del proprio futuro e del mondo nel quale vivono. Ringrazio naturalmente tutte le persone che sono qui presenti e che ci onorano della loro presenza. Leggo perché non vorrei rischiare di sbagliare qualche nome, iniziando dal dottor Tonio Dell'Olio, dal sindaco di Carbonia dottor Casti, monsignor Giovanni Zetta, il dottor Bruno Lovitelli e il dottor Giampiero Fabru. Chiudo ringraziando ancora tutti quanti per la partecipazione. Mi auguro che la giornata sia una giornata che dia i risultati che tutti quanti noi aspettiamo. Grazie a tutti.